Bentornati a tutte sul mio canale. Oggi in questo video parleremo di alcuni pacchi che mi sono arrivati. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella, di andare giù nell'info box e che lì appunto troverete tutti i link dei miei social come Instagram. Se vi va, vi aspetto anche lì. E ovviamente vi inserirò tutte le informazioni di questo video. Allora, prima di farvi vedere i pacchi che mi sono arrivati, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da Clio Makeup, che appunto sono andata al negozio, allo store a Napoli, e ho preso un po' di prodottini. Ho preso il nuovo fondotinta di Clio e il correttore, che ora vi faccio vedere. A breve comunque ci sarà anche il video dimostrativo per quanto riguarda tutti i prodotti di Clio Makeup che vedrete oggi. E ho preso nella colorazione 02, questo è il fondo, quindi ora non vi sboccio niente perché comunque ci sarà il video dove proverò i prodotti. Il correttore sempre numero 02, bellissimo packaging. Poi ho preso due tinte labbra, tra cui una ce l'ho anche indosso. Ho preso la Mama Yash, che è questa qui, bellissima, e si presenta così la colorazione. E poi ho preso Split Zante, che ora vi faccio vedere. È questo colore qui. È un rosso con una punta di arancio, secondo me molto bello, molto adatto per il Natale. E è una tipologia di rosso che mi piace tantissimo perché non è quel rosso scuro scuro scuro, e penso che personalmente su di me mi stia molto bene, quindi veramente bello, ma anche questo lo vedrete in azione prossimamente. Poi sono stata da Alcott, ecco qui. In verità ve la volevo far vedere questo articolo già nella volta scorsa, però tra una cosa e l'altra mi sono dimenticata. Comunque, ho voluto prendermi questa pochette, che si è anche aperta, questa pochette l'ho pagata 15,99 euro. Se vi piace la trovate alle casse, almeno io là l'ho trovata a Campania. È fatta in questo modo qui, dentro porta anche la tracolla, vabbè, c'è la carta, è fatta così, vedete, poi porta la zip. Molto molto semplice. Io queste le utilizzo in modo particolare in estate perché non mi porto la borsa grandissima come quella che porto d'inverno, e quindi va più che bene. Se non mi sbaglio c'è anche bordeaux e un marroncino chiaro chiaro chiaro. Comunque io l'ho presa nera perché la utilizzo su tutto come colorazione. Mi è piaciuta, mi serviva perché la mia appunto si è rovinata praticamente, si è tutta tolta la pelle da vicino, ma mi sembra anche ora, visto che ce l'ho da qualche anno. Poi, andando avanti, vi faccio vedere il primo pacco. Allora, primo pacco dalla farmacia europea. Se mi seguite su Instagram avete già visto un po' di prodotti come questo. Era la prima volta che acquistavo su questo sito e ho trovato il miglior prezzo per questo prodotto, e quindi ho deciso di comprarlo. Sto parlando di un kit che ora vi faccio vedere per quanto riguarda i capelli. Si tratta un kit di 12 fiali con lo shampoo che io già sto utilizzando. Che dire, le fiali, adesso vi faccio vedere. Le fiali si presentano così. E vabbè, manca lo shampoo perché appunto lo sto utilizzando. Le fiali si presentano in queste boccettine qui, usa e getta ovviamente, e sono
appunto 12 fiali. Lo shampoo è questo qui, è da 200 ml mi sembra, sì, si presenta così. I prodotti hanno un'ottima profumazione, non vi dico com'è e come non è perché comunque ho appena iniziato. Poi c'era nello scatolo un biglietto con i ringraziamenti e con un buono sconto, e poi due cremine in omaggio, sempre della Bioniche, delle creme da giorno e da notte per il viso. Allora, il primo calendario da Zalando, non so se si riesce a vedere, comunque lo scatolo è bello grosso, era anche in questo cartone qui, è stato il mio primo ordine in assoluto su Zalando, perché appunto questo calendario qua che adesso vedete ce l'hanno solo lì praticamente, quindi se vi interessa lo trovate solo lì. E sto parlando del calendario dell'avvento di NYX, quello da 31 caselle, eccolo qui, superstar, troppo bello, non vedevo l'ora di poterlo acquistare. Come l'ho visto su Zalando, mi sono catapultata. In effetti c'è stato un po' un problema, perché la prima volta che l'avevo acquistato, quando dovevano spedirmelo, non c'era più in negozio, quindi mi rimborsarono e tutto quanto, al che qualche giorno dopo li contattai per sapere se per caso era ritornato disponibile, anche perché comunque sul sito è sempre stato disponibile, quindi non capisco. Però so che i siti vengono difficilmente, ecco, aggiornati, e quindi ho provato e mi è andata bene, quindi eccolo qui. Quindi se vi va lo apriremo ovviamente su Instagram, mi raccomando, se anche voi volete prenderlo lo trovate su Zalando. Io l'ho preso anche con un codice sconto. Ne ho preso un altro su Beauty Revolution ed è quello di Catrice, che non vi apro perché questo calendario, se penso che lo sapete, è uno di quei calendari che bisogna, ecco, inserire i prodotti nelle proprie bustine che ci sono comunque all'interno. Non voglio spoilerarmi niente perché comunque me lo hanno organizzato mio figlio e mio marito, quindi so soltanto che i prodotti sono tutti integri, fortunatamente. Quindi non vedo l'ora di aprirlo insieme a voi su Instagram, è troppo bello, non vedo l'ora. E questo è il secondo, ultimo ma non per meno importanza, vi faccio vedere qual è, che poi alla fine è stato il primo. Praticamente, vabbè, tolgo questo perché altrimenti vedete i prodotti, che non vi voglio spoilerare niente. Questo è quello da 12, ho preso questo perché rispetto a quello dell'anno scorso, Beauty Revolution, quello da 24 mi sembra, o da 25, almeno 10 prodotti sono quelli dell'anno scorso, sicuro, perché comunque sono andata a controllare tutto quanto, quindi alla fine ho optato per lui. Vi dico soltanto che questo qua lo apriremo qui insieme. Non ho visto video italiani dove fanno vedere questa tipologia di calendario, mi piace tantissimo per come si apre, vedete, vi faccio vedere come si apre, non ha numeretti, quindi anche per questo diciamo che mi sono decisa poi di farvelo vedere qui su YouTube. Ovviamente anche su Instagram ci saranno le stories e i post come sempre per quanto riguarda questo calendario. Poi per quanto riguarda i capelli, sono stata a Lidl a fare un po' di spesa nei giorni scorsi e ho trovato due novità, shampoo e balsamo della linea PH Bio Plus più. E quindi ho preso lo shampoo per i capelli grassi, ma c'è anche quello per capelli normali, e il balsamo della stessa linea, che poi ve ne parlerò in un video a parte e vi farò sapere come mi trovo. Ho fatto un ordine su Sephora perché ho trovato un kit di Nabla
appunto lo vendono solo su Sephora online e non in negozio, e l'ho trovato solo lì. L'ho preso ovviamente col 20% di sconto, mi sono fatta un po' i calcoli miei personali, diciamo prodotto per prodotto, e effettivamente conveniva tantissimo. E sto parlando di questo kit anche perché volevo tantissimo questa palette occhi e volevo provare anche ovviamente gli altri due prodotti, ma in primis era per questa palette qui di Nabla. Era tanto che non acquistavo nulla di Nabla. Allora, il cofanetto l'ho pagato 31 euro, se non mi sbaglio. Sì, 31 euro. Bellissima anche la pochette, ovviamente. Vi faccio vedere la palettina che si presenta in questo modo qui. All'interno c'è anche il pluriball e questa è la palettina con tutti questi colori. Spettacolari, secondo me non vedo l'ora di provarli. Eccoli, queste cialbine qui, troppo troppo belle. E poi all'interno troviamo il mascara, molto bello in anche il packaging, devo dire, si fa veramente guardare. Si presenta così la scatola. Questo è il mascara, cioè è stupendo, con questi occhi rossi di questo gatto, veramente troppo troppo bello. E questo porta lo scovolino flessibile. Io non sono molto amante degli scovolini flessibili, però questo lo volevo provare. Poi vabbè, attirata un po' da tutto, non potevo non prenderlo. E poi, come ultimo prodotto, c'è questo lip plumper. Vediamo se riusciamo a fare un po' a diventare le labbra un po' più carnose. E si presenta così. Bello, bello, bello. Questo è il kit che tra l'altro mi sono dimenticata di farvi vedere i campioncini prima, vabbè dopo vi faccio vedere anche tutti i campioncini. E questa è la pochette, dentro portava tutte le carte, troppo troppo bella. Secondo me anche come idea regalo per Natale è veramente bellissima. Per quanto riguarda i campioncini di Sephora, mi hanno dato il campioncino del nuovo fondotinta di Nabla, Skin Realist. Non ho capito che colorazione sia, comunque poi vedrò con un codice sconto per comprare appunto questo fondotinta. Poi avevo richiesto il fondotinta di Natasha Denona, mi sembra, e invece poi ho trovato questo che io penso che sia scuro di Huda Beauty, e penso che sia scuro perché è il numero 03 medium, non lo so. Penso che sia scuretto comunque. Ed è fatto così, che in questa versione qui non l'avevo mai avuto. Comunque lo proverò e vi farò sapere. Poi, come campioncino sempre di Sephora, c'era questo qua. Profumo, penso che sia da uomo questo, Narciso Rodriguez. Eccolo qua. Questi tre campioncini qua da Sephora. Su Douglas mi hanno dato, perché appunto, come sapete, quando fate un ordine su Douglas, Douglas come volete voi, potete scegliere dei campioncini e quindi tra i quali ho scelto questo qui che era una sorpresa make-up, non lo so. Comunque alla fine ho trovato questo sconto del 20%. Poi ho trovato della Dior, penso che sia una crema, questo qui. Faccio subito vedere. Super potent. Sì, è una crema.
fatta così. Invece, sì, poi sempre da Douglas mi hanno messo il Black Opium come profumo, che io amo, ho e che amo, e poi io mi ero fatta, che sarebbe poi su Douglas, ho preso il calendario di Catrice, mi sono fatta fare la confezione regalo e mi sono fatta mettere anche un bigliettino, perché a volte può servire. E avendo la possibilità me lo sono fatto inserire, ovviamente senza scrivere niente, perché preferisco farlo a mano. Bene ragazze, io penso di avervi fatto vedere tutte le cosine che mi sono arrivate, che ho acquistato e che io volevo appunto farvi vedere. Fatemi sapere con un commento cosa pensate di questi bei prodotti che ho acquistato. Fatemi sapere che calendario dell'avvento avete acquistato. Lo so, avevo detto che avrei voluto prendere al massimo due calendari, poi alla fine non ho potuto resistere. E i calendari quest'anno sono veramente tantissimi, quasi tutti bellissimi e nulla. Non vedo l'ora di scartare tutti questi calendari, sia qui con voi che su Instagram, che vi ricordo di seguirmi se volete, come dire, venire a curiosare, gli altri due calendari che aprirò dal 1° dicembre, su Instagram. Io vi mando un grande bacio, vi ringrazio per aver visto questo video e seguitemi e noi se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!